Ciao a tutti amici di YouTube e benvenuti o bentornati sul mio canale. Prima di iniziare con il video di oggi volevo dirvi una cosa molto importante che riguarda il mio negozio Depop. Infatti ho deciso temporaneamente di sospenderlo, non di chiuderlo proprio, ma di sospendere ogni vendita. Vi avevo detto nel mio video del guardaroba capsula che avrei messo un sacco di cose nuove, infatti avevo anche già pronte le foto, le dovevo solo pubblicare, solo che purtroppo vista la situazione preferisco uscire di casa il meno possibile, soltanto per situazioni di stretta necessità, quindi andare alla posta, lasciare i pacchettini, eccetera, è una cosa bella e carina per voi perché sarebbe anche un conforto in questo momento, magari acquistare qualcosa online, mi sarebbe piaciuto esservi utile in questo senso, ma preferisco evitare di andare in posta e fare cose al di fuori della normale spesa e di andare a lavoro, che è già troppo secondo me. E quindi mi spiace un sacco, ringrazio tutte le persone che si sono iscritte in attesa di vedere cose nuove sul mio negozio, solo che purtroppo devo assolutamente sospenderlo per ora, poi sicuramente quando la situazione sarà migliorata riaprirò con tante nuove cose, quindi rimanete iscritti. Finita questa piccola parentesi che riguardava il mio profilo Depop, che ci tenevo a dirvi perché ne avevo parlato nel video del guardaroba capsula e vi avevo detto a tutti di iscrivervi e poi non ho più pubblicato niente, quindi volevo darvi una spiegazione. E l'argomento del video di oggi riguarda sempre questa stranissima situazione, anche difficile, che stiamo passando tutti, che riguarda appunto questo virus, la costrizione che abbiamo di stare in casa, tutte le misure contenitive, le notizie anche brutte e spiacevoli che si susseguono in questi giorni. Quindi nel video di oggi volevo darvi un po' di positività perché ve ne ho parlato anche nel vlog scorso di come sia importante mantenere le proprie vibrazioni alte, soprattutto in momenti come questi. Quindi oggi vi dirò alcuni suggerimenti per rimanere positivi anche quando tutto sembra andare totalmente storto. E questo 2020 è proprio un anno, forse il peggiore mai vissuto nella storia dell'umanità, insomma, almeno degli ultimi 50 anni. Sicuramente. Quindi inizierei subito con il primo consiglio, ed è una cosa che vi ho sempre detto di fare, una cosa che mi sta salvando in questi giorni e che è un'abitudine che potete iniziare adesso, è di iniziare un diario della gratitudine. Ve ne ho già parlato in lungo e in largo, vi ho fatto vedere anche proprio nella mia morning routine come lo faccio, come imposto appunto il mio diario della gratitudine. Solitamente io scrivo 5 cose di cui sono veramente grata, proprio a caso, non solo che riguardino quella giornata, ma proprio le prime che mi vengono in mente, e mi sono accorta, nonostante il periodo sia veramente duro e io sia piena di preoccupazioni, come immagino un po' tutti voi, e anche la lontananza non aiuta perché aumenta la preoccupazione perché non posso essere proprio fisicamente lì, e quindi è un periodo veramente che mi mette molto a dura prova, e penso ovviamente anche tutti voi, però ho notato che ho molte molte più cose di cui essere grata, perché questo brutto periodo che stiamo vivendo mi ha fatto ricordare quanto sia importante il potere della comunità, il sentirsi legati agli altri e anche essere grati soprattutto di essere in salute, di avere persone che rischiano tutti i giorni la propria vita per salvarne tantissime altre. Ci sono un sacco, un'infinità di cose di cui essere grati in questo periodo, e io assolutamente vi consiglio di pensarci, di riempirvi il vostro cuore di gratitudine, ed è una cosa che sicuramente aiuta a superare questi momenti difficili, perché lo so che tutto va storto, ma ci sono anche tante cose che vanno bene, tante persone disposte ad aiutare, e quindi è una cosa bellissima e subito, secondo me, si sta meglio. Un altro consiglio che vi do è cercare di guardare un po' la big picture, come si suol dire, quindi il piano più grande che ha l'universo per noi. Non soffermarci soltanto su questa tragedia che stiamo vivendo, storica assolutamente, ma magari provare a immaginarvi come sarà lo scenario una volta finito tutto questo. Innanzitutto sarà bellissimo potersi riabbracciare, potersi rivedere, stare di nuovo insieme, poter uscire, poter tornare a mangiare al ristorante. Tutto questo sarà bellissimo e sarà 100 volte più bello di come lo facevamo prima, ma poi proprio guardare la big picture, magari tutto questo è parte di un percorso, e in futuro, quando tutto sarà finito, guarderemo questa cosa come una svolta, come qualcosa che doveva succedere per migliorarci, per riacquisire quel senso di comunità, per capire che la cosa più importante non è il denaro, la corsa all'economia, ma forse semplicemente la famiglia, il vivere sereni, il vivere in salute, ritornare alle cose davvero importanti. Secondo me, questo è anche un grande insegnamento che ci porterà questa tragedia, e può essere anche il nostro reale conforto, il credere sinceramente che finito tutto questo ne usciremo migliorati, più uniti come nazione, più compassionevoli negli altri. Quindi secondo me questo sarà un po' la nuova società che si creerà alla fine di questa tragedia, e questa è un po' una speranza bellissima da poter avere in questo periodo. Un altro consiglio che vi posso dare è di esplorare di più le vostre passioni, quindi approfittare di questo periodo in cui siamo tutti un po' in stop per dedicarvi alle
alle cose che vi rendono davvero felici e non solo a quegli obiettivi che a volte ci poniamo nelle giornate anche normali, nel nostro tempo libero, degli obiettivi severissimi che se non siamo per forza produttivi il 100% del tempo ci sentiamo molto in colpa. Approfittate di questo tempo per ritrovare la serenità e la bellezza del non far nulla, a volte anche non fare nulla, rilassarsi, apprezzare le piccole cose, cucinare un pasto, una ricetta nuova, dedicare il proprio tempo a cose che ci rendono felici, che non per forza abbiano uno scopo di essere super produttivi o che ci portino ad un risultato, come a volte facciamo durante il nostro giorno. Magari riscoprire proprio quelle passioni che magari non avete mai il tempo di fare, ad esempio a me piace tantissimo disegnare, dipingere, e quindi sicuramente adesso che starò più tempo a casa, nonostante io debba ancora lavorare perché vivo in Germania, se foste capitati in questo video per caso e non lo sapeste, però nel mio tempo libero che trascorrerò in casa, perché ho deciso di rimanere più spesso possibile a casa, sicuramente esplorerò tutte quelle passioni che ho, quindi magari ricomincerò a disegnare, a dipingere, cercherò di tenere la mente più tranquilla, mediterò di più, farò tutte quelle cose che adoro, magari ricomincerò un pochino yoga perché non sto più andando al corso ovviamente, quindi farò qualche video lezione online di yoga, mi dedicherò a me, al mio benessere, a stare bene, a stare serena, e ovviamente vi consiglio anche di staccare ogni tanto da tutte le fonti di informazioni, che per carità è importantissimo essere informati in questo momento di tutte le novità eccetera, però dedicategli un tempo specifico, non stare continuamente attaccati alle news che si susseguono. In realtà la priorità dovrebbe essere quello di stare sereni e dedicare il vostro tempo a voi stessi, alla vostra famiglia e alle cose che vi piacciono, almeno questo è il mio consiglio. E quindi questi erano i miei 3 consigli principali per vivere al meglio questo periodo scuro, per rimanere positivi. Ovviamente ci sono un sacco di altre cose che potete fare, mi raccomando, anche se siete isolati, rimanete in contatto con chi vi vuole bene, magari con le videochiamate, parlandovi virtualmente se non vi potete vedere, con gli amici, con i parenti lontani, e quindi assolutamente rimanere una comunità unita è importantissimo, non isolarsi con i propri pensieri, non lasciare che i pensieri negativi abbiano il sopravvento. Quando questo succede, ultimissimo consiglio del video di oggi, vi dico una piccola tecnica di mindfulness che potete fare, è quella di fermarsi, ascoltare tutte le proprie emozioni, quindi stare proprio in silenzio, seduti, a sentire tutto quello che state sentendo, a provare tutto quanto, senza giudicarlo, senza pensare, ah io sono adesso arrabbiato, oppure ho paura perché c'è questo virus, il governo ha un posto restrizioni, non posso vedere la mia famiglia. Questo non lo dovete fare, dovete solo sentire la sensazione di paura proprio dentro di voi e sentirla per qualche minuto, come degli osservatori esterni, anche nel vostro corpo che cosa sentite, le tensioni, quali zone sono più tese, quali più rilassate, notare soltanto quello che state vivendo nel momento e stare dentro l'emozione. Questa tecnica la provo sempre quando ho delle emozioni negative che potrebbero compromettere l'intera mia giornata, funziona perché dopo un po' di tempo che voi state dentro l'emozione semplicemente svanisce, si dissolve. Questo perché? Perché non siete attaccati alla storia dietro quell'emozione, quindi è molto importante non stare a ricordare, a rimuginare la storia dietro la paura, quindi il perché lo siete spaventati o siete arrabbiati o siete in ansia, e distaccandovi da tutto quel discorso mentale, perché noi purtroppo viviamo sempre nella nostra mente, dovremmo imparare a staccarci un po', quindi stando fuori da questa, dalla storia che ci raccontiamo a noi stessi, l'emozione diventa solo uno stato d'animo, un'emozione che è super passeggera, non dura un'intera giornata, dura veramente poco, è qualcosa di molto molto passeggero che può essere sostituito con qualsiasi altro tipo di emozione una volta che questa va via, perché non vi ci siete attaccati, perché spesso ci attacchiamo alle emozioni negative ed è una cosa che non va assolutamente fatta. Quindi niente, questi erano tutti i miei consigli, compreso un piccolo esercizio, una piccola tecnica di mindfulness che spero abbiate apprezzato e vi potrà essere utile, a me sta aiutando molto in questo periodo. Io cerco in tutti i modi di starvi vicino, almeno virtualmente, con i miei video, quindi continuerò a pubblicarne, anche se magari non con la stessa frequenza che ho di solito, perché sto organizzando, lo sapete, mille altre cose, presto saprete tutto il motivo per cui sono così super stressata e ho mille robe da fare, quindi presto vi racconterò con un video un pochino più personale tutti gli aggiornamenti della mia vita, però non è ancora arrivato il momento, quindi spero che questi video che farò ogni tanto, anche se non riuscirò a rispettare ogni scadenza dei 2 video a settimana che faccio di solito, vi possano essere utili, e io vi abbraccio e vi bacio virtualmente, come purtroppo dobbiamo fare un po' con tutti, e mi raccomando, state positivi, state sereni e forti, che andrà tutto bene. Ci vediamo al prossimo video, ciao!